è il weekend più bello perché si assegnano i trofei e al contempo è quello più triste perché chiude un'altra grande annata. Benvenuti dal Cremona Circuit per il quinto ed ultimo appuntamento del MES. I piloti sono carichi, l'adrenalina è a mille, ma adesso è giunta l'ora della resa dei conti e noi non possiamo e non abbiamo voglia di aspettare. Questo è l'ultimo ballo, The Last Dance. Fateci divertire! Ragazzi, ce l'abbiamo noi, è Michele Grotti, i suoi numeri sono 2-2-1, spiegalo tu perché. Ah, molto semplice, abbiamo fatto le prime 4 gare, ho fatto 3 secondi e un primo. E oggi, anzi domani, ci giochiamo il campionato insieme a Luca Rolando e vediamo che succede. Sarà molto interessante arrivare a fine gara e sicuramente sarà combattutissima e poi dopo cerchiamo di dare sempre il meglio come sempre. Beh, questi numeri qua hai già fatto tanta roba, no? Sì, sì, sono successe anche un po' di sfortune, ad essere sincero, perché al Mugello abbiamo rotto un motore e oggi corro con una moto che non è la mia ed è la terza R6 che provo, perché ogni moto ha avuto un problema e sembrerebbe che forse oggi questa qua sia abbastanza in ordine e dovremmo riuscire a fare la gara in tranquillità e speriamo che insomma non abbia problemi anche questa, no? Grande Michele, ci vediamo al parco. Grazie, chiuso. Certo, eh. Ciao ragazzi. È un piacere incontrare ancora Cristian Pocobello. Ciao Cristian, sappiamo che sei soddisfatto dei risultati per le gare che hai fatto finora e mi sembra di capire che hanno soddisfatto pienamente le tue aspettative, giusto? Sì, dai, hanno soddisfatto le aspettative. Adesso vediamo di provare a chiudere. Purtroppo sono caduto a Mugello la gara scorsa e ho perso la terza posizione in campionato. Vediamo di finire nel migliore dei modi. Un podio sarebbe il top qua. Se dovesse piovere domani? Ah, non lo so. Se dovesse piovere hanno scommesso perché hanno mangiato sulla pioggia. Quindi non lo so, veramente al buio se piove. È sempre una scommessa quando piove. Per forza. Vedremo, dai. Io alla fine spero nel bel tempo. Ci troviamo domani nel parco chiuso. Va bene, a domani. Grazie, ciao. Poter parlare con questo ragazzo qua è sempre un piacere perché ha una simpatia che va forse più veloce della moto, giusto Walter? Sicuramente più veloce di me stesso in moto. Sì, quest'anno è un anno un po' strano, ci sono stati alti e bassi, questa pista faccio un po' fatica a digerirla. Però siamo andati meglio oggi rispetto all'altra gara. Vediamo domani, anche perché le previsioni sono parecchio incerte, vediamo se riusciamo a tirar fuori qualcosa di carino. È l'ultima gara, come al solito è già 2 anni che faccio il CRV, mi diverto tantissimo. Le gomme vanno benissimo, sono molto contento, è una formula sicuramente vincente, a un prezzo sicuramente adeguato. Quindi penso addirittura di poter dire di farlo anche l'anno prossimo. E per quanto riguarda il campionato, siamo un po' indietro quest'anno, gli altri anni si è andati un po' meglio, però non è un problema, insomma, anche largo i giovani, visto che ormai ho 54 anni, se mi stanno davanti quelli di 20, ci sta, è corretto, così deve essere. Beh, questo vuol dire che hai soddisfatto appieno le tue aspettative? Sì, sì, perché comunque io continuo a migliorare, cioè malgrado tutto io continuo a migliorare, continuiamo a lavorare col team, ho un team che mi supporta anche oltre le mie esigenze, perché comunque quando non riesco a venirne a capo mi aiutano loro e troviamo sempre il modo di migliorarci. La moto è anche arrivata a un buon livello, quindi non ho nulla da dire neanche della moto, però ripeto, proprio insieme al team siamo in un lavoro costante sempre, anche quando sembra che non si riesce a far più niente, raggiungiamo dei livelli di tempi ottimi, comunque noi lavoriamo sempre. Quindi diciamo Walter Bruno sempre in crescita. Sì, speriamo sempre in crescita ancora per un bel po', insomma. Ti aspettiamo, grazie Walter. Grazie, grazie a voi. Grazie anche per il vostro lavoro che fa. Grazie davvero. Ciao, ciao.
La griglia di partenza della CRV al meglio di 9 giri, pole position per Omar Bossotto che ha chiuso in 1.39.416 e lui il poleman al suo fianco, Luca Maggio 1.40.064, distante 6 decimi, proverà ad impensierire sicuramente Bossotto lungo tutto l'arco della gara e cercherà in qualche maniera di strappargli la prima posizione. A chiudere la prima fila Marco Manna che ha chiuso in 40.400, seconda fila che si apre con Gomez, Aleandro 40.406, soli 6 millesimi di distacco da Marco Manna, veramente molto molto vicini tutti quanti i piloti. Pensate che Gomez è soltanto a un secondo di distacco da Bossotto, chissà che anche lui non possa impensierirlo. Al suo fianco Gabriele Romeo che ha chiuso in 41.018, al suo fianco ancora a chiudere la seconda fila Michele Grotti che ha chiuso in 1.41.597, che sarà pronto anche lui a battagliare per una posizione di rilievo in quelle che sono le posizioni importanti del CRV. Apre la terza fila Alessandro Piovani che è sempre stato autore di grandi rimonte, ha chiuso in 1.41.982, chissà che non si riconfermi con qualche grande guizzo dei suoi. Al suo fianco Cristian Pocobello 42.667, molto lontano da Piovani, decisamente lontano anche da Grotti, un secondo lo paga Cristian Pocobello che si trova un po' in quella via di mezzo, in quelle posizioni di mezzo, chissà che non riesca a migliorare con la gara. A chiudere la fila Luca Caldari con la sua moto numero 55, ha chiuso in 1.42.901, anche lui non è così distante da Pocobello, vedremo se riuscirà a sprintare in qualche maniera per rientrare anche lui nelle posizioni che contano. Molto più lontano ad aprire la quarta fila con la moto numero 21 di Carena Luca Rolando, ha chiuso in 1.43.559, qui le distanze iniziano a diventare abbastanza importanti, anche soprattutto facendo riferimento a Luca Rolando. A suo fianco Ierardi, Simone Ierardi, che ha chiuso in 1.44 bassissimo, 0.25 con la sua moto numero 22. Anche Simone Ierardi proverà in qualche maniera a rendere vivace la propria gara, sapendo e partendo dal presupposto che ha un tempo decisamente alto, un po' come Walter Bruno a suo fianco che ha chiuso i 5 decimi più alto, e praticamente abbiamo una cadenza di 5 decimi per tutti quanti gli ultimi piloti che abbiamo nominato. Walter Bruno con la sua moto numero 26 a chiudere la quarta fila, quinta fila che si apre con Bossoni 44.982, Quattrini che ha chiuso in 45.651 e anche lui una prestazione importante, dovrà cercare di ripartire, di farlo al meglio. Daniele Fumero a chiudere la quinta fila, a chiudere in definitiva la classifica Alessandro Trucco che ha chiuso in 48.524. Tra poco la gara al mio fianco, una sorpresa che conoscete ma che non voglio svelarvi, tra poco la gara della CRV. Ben ritrovati ai nastri di partenza della CRV, qui a mio fianco Niccolò Rosso. Ciao a tutti ragazzi. Nico, non è una pista che ti piace, dopo ne... no, non ne parliamo, fa niente. Guardiamo la gara. È uno spettacolo, è uno spettacolo la CRV, l'abbiamo commentata, l'abbiamo vista durante tutto l'anno, abbiamo visto dei garoni, speriamo che questi comparocci ci regalino grandi soddisfazioni. La pole di Bossotto, Nico, secondo... Maggio, poi via via un po' tutti quanti gli altri piloti, Manna, Gomez, mentre questa bandiera rossa che sventola in maniera importante, giornata fredda, te lo posso garantire, tu non c'eri ma io ero lì, giornata fredda, bandiera verde che sventola dietro, via, partiti! Che gara ti aspetti, Nico? Gara meglio delle nove, dei nove giri? Ma sicuramente sarà una gara dove potranno migliorarsi tanti con i tempi, perché sono molto vicini e quando ci sono, si creano dei trenini riescono a permettere a quelli dietro di migliorare i tempi fatti, quindi può essere che ci sia una gara è importante, perché è stato un weekend particolare, un weekend dove in molte competizioni chi è partito ha fatto il vuoto, se n'è andato e scappato. Speriamo di commentare una gara dove ci sia una sorta di discrepanza che non sia così forte da poter vedere uno che si invola, l'altro che gli resta dietro 3 secondi, l'altro che gli resta dietro 3 secondi, se no ci guardavamo la MotoGP, ma noi siamo qua a commentare la CRV, caro il mio Niccolò Rosso. Guarda intanto come si scavalcano e quanto scavalcano quei cattivi ceffi. E vedo che rimangono anche vicini per ora, sì. Per cui speriamo... Eccoli, l'hai visti, Bossotto e Maggio, i primi due. Esatto. Che però stanno iniziando a creare un mini gap. E allora io ti chiedo, tu la conosci evidentemente, io non facciamo gli stupidini, lo sappiamo, è una pista che non ti evoca buoni ricordi, poi magari spiegheremo se ti andrà il perché, se no non evoca buoni ricordi perché ha avuto un incidente qua Niccolò. Ma Nicco,
è una pista dove se uno parte può scappare, può salutare la compagnia e andarsene? Beh, è una pista molto guidata, quindi ti permette di riuscire a contenere il gap che magari vedi inizialmente. Ma quanti sorpassi qua nel rettilineo? Questo è il contro rettilineo davanti al quello finale del giro finale. Hai fatto una brutta faccia, ho capito cosa è successo. Esatto, qua. Non mi era piaciuto tanto. Ecco, non gli era piaciuto tanto al nostro Niccolò Rosso. Nicco, guarda come si sta creando una situazione particolare. Stavo vedendo Gomez, intanto è proprio così, Bossotto, dove leggi Siffert è Maggio, Bossotto, Maggio, Manna, Piovani, Gomez, Grotti, Rolando. Piovani ha avuto come sempre uno spunto straordinario. Esatto, esatto, è riuscito a guadagnare subito delle posizioni e speriamo che riesca a resistere così fino a fine gara. Però ti chiedo, mi sembra che i primi due davanti stiano cercando di iniziare a scavare solchetto. Hanno un passo leggermente più elevato degli altri. Sì, quando iniziamo ad avere qualche raffronto anche a livello cronometrico te li do, così almeno possiamo anche fare un po', non dei calcoli ora voglio dire, però iniziare anche ad avere un po', diciamo, la percezione reale di come è andata. Il primo giro è trascorso, sappiamo che non abbiamo rilevamento anche perché i piloti in movimento non abbiamo la rilevazione cronometrica. Aspettiamo il secondo giro, mentre Gomez su Piovani. E Nico, questa è una bella sfida perché Gomez si è francobollato a Piovani e sta provando a scavalcarlo in tutte le maniere. Sta anche cercando di fare traiettorie leggermente diverse per poterlo... Lo sta studiando? Beh, sicuramente sì, quando hai davanti un pilota più veloce di te spendi qualche curva a studiarlo prima di passarlo. È stata una grandissima competizione quella della CRV. Nico, l'abbiamo commentata. Mezzo dritto. Vediamo se passa poco bello. Sì, passa su Rolando. Ha fatto un mezzo dritto Rolando, poco bello l'ha infilato. Traiettoria decisamente sbagliata da parte di poco bello. L'abbiamo visto in traiettoria, ma guarda come rientra subito sul rettilineo. Ragazzi, qua il rettilineo, il gioco delle scie, clamoroso. Esatto, poi è arrivato leggermente lungo nella curva che immette nel rettilineo, per cui sì, ha perso leggermente... Guarda che stacchi però, Nico. Secondo giro trascorso, 39,4 Bossotto, 40,4 Maggio. Un secondo di stacco e si vede totalmente. Nico, qua se Maggio vuole rientrare deve rosicchiare decimo dopo decimo e sperare in una bagarre finale con Bossotto. Sennò Bossotto saluta la compagnia e chi lo va a riprendere? A vedere i tempi di adesso, sì, non si può pensare ad altro, però... Vediamo, noi siamo qua a commentare, voglio dire, magari ci scappa la grazia. Beh, esatto, poi diciamo che Maggio sa anche scendere con i tempi in gara, per cui magari ce la farà. Magari parte un po' basso e poi riesce a rialzarsi. Può essere, magari sai, sia... per colpa del tempo, della temperatura, magari. Guarda, la temperatura climatica qui non rende l'idea. Intanto Gomez sempre quinto alle spalle di Piovani, stanno indugiando una sfida. Eccolo qui, Gomez all'attacco, Piovani lo respinge. Si stanno divertendo tantissimo quei due, mi danno quell'idea, Nico. Esatto, e tra l'altro come avevamo visto il giro prima, l'ha infilato proprio dove l'aveva studiato. Poi è stato controsorpassato da Piovani che ha chiuso bene la porta. È stato veloce Piovani e si è ripreso alla sua posizione. Maggio, lei è bella, il distacco ragazzi è quasi a momenti di un rettilineo intero, Nico. Altro che c'è gara. Qua mi sembra che Bossotto faccia un altro sport. Grotti è come qua, guarda, ecco la stessa situazione, medesima per Grotti. Lo vedi che non vede più il riferimento davanti perché Piovani e Gomez stanno facendo un altro sport anche loro rispetto a lui. Vado a vedere qualcosa dei tempi di Grotti. 42,4. Piovani ad esempio il giro precedente ha fatto 44, l'ha mangiato due secondi. Stanno andando completamente con tempi diversi. Tra parentesi, Maggio bene perché si trova secondo, ma in realtà Maggio sta correndo come tutto il resto di tutti quanti gli altri piloti. Però non mi sembra che ci sia un margine per poter riprenderli, anche perché Maggio questa volta la terza tornata fa 39,9, 39,4 Bossotto che gli mangia altri 5 decimi. Manna ad esempio 43, 41,1 Gomez, 41,8 Piovani. Quindi si sono alzati i tempi. Sì, sicuramente sia per colpa della temperatura che magari c'è anche qualcuno che magari è un po' più conservatore, aspetta. Infatti anche la durata delle gomme può essere, sai, i primi giri sono molto più performanti andando avanti. Quindi con dici la gara. Che probabilmente la gara andando avanti potrebbero anche essere che si alzino ancora i tempi? Sì, è sempre così che a fine gara risulti un pochino più lento dei tempi dei giri precedenti. Assolutamente, Nico, anche perché siamo praticamente a un terzo della gara, perché siamo al terzo giro e mezzo fondamentalmente, tra un po' tocchiamo la soglia del quarto giro. Non ci sono stati grandi scossoni, anzi, però guarda Piovani come ha allungato su Gomez.
qui con Caldari, intanto su Pocobello che sta cercando comunque di fare la sua gara nonostante quell'errore che abbiamo visto in precedenza. Sai che Piovani mi sa che sta allungando su Gomez? Ma abbiamo visto il giro precedente in cui aveva ricevuto un attacco lì alla curva sinistra, ma è riuscito a l'ha respinta. Però mi sa che questo giro o Gomez ha fatto qualche errore e noi giustamente, non avendo il raffronto cronometrico, ce lo siamo persi. Tra poco, dopo andremo a indugiare sul quarto giro di Gomez, perché probabilmente ha fatto qualche errore. E eccoli qua, al passaggio Bossotto, Nico, fa 39.9, 44 maggio, passa Manna, 47, e Gomez 42.1, 41.2. Piovani gli ha dato un bel secondo, ha fatto un errore Misa Gomez, Nico. Credo che guardando il cronologico... Guardando i tempi, anche perché non aveva mai fatto un tempo così alto Gomez, a meno che non gli è crollata la gomma, e allora tra un po' ce lo troviamo ottavo. Ma se continua a girare su quel tempo di 42 può essere sicuramente la gomma, se invece... C'è stato un errore, è stato un errore. Esatto. E questo solo il tempo ce lo dirà, caro il nostro Niccolò Rosso. È l'ultima gara di una CRV che tu... A te piace molto spesso commentarla, io ti vedo proprio che sei contento quando commenti questi ragazzi. Ma certo, perché si vede la passione vera in mezzo alle due ruote. Cioè tu dici qui non è... Cioè... Aspetta, perché poi sennò travisiamo le parole. Non è che non ci sia competizione. La competizione c'è, però qua vedi molto di più la passione. Esatto. Il voler stare anche all'interno di un contesto che piace, perché a questo punto anche questa è la realtà, Nico, giusto? Esatto, magari in categorie differenti si basa di più il modo di fare per cercare del business. Invece qua quello che muove ogni scelta fatta dal pilota, ognuno di voi è la passione, è il suo business. Esatto. Cioè è a tue spese, perché difficilmente hai un chissà quale sponsor che possa coprire queste gare. Esatto, qua si muove tutto, la passione muove tutto. Meno male che però c'è passione, ragazzi, sennò il mondo sarebbe brutto, difficile, cattivo. Eccolo qui Bossotto, 39.4, è un martello Bossotto, è 39.4, 39.9 ha fatto una volta, ma poi 39.4 non scende sotto quel tempo. Il quinto giro di maggio, 39.6. Nico, in realtà Gomez si è avvicinato totalmente a Piovani, vuol dire che ha fatto un errore prima, Nico, 47 Gomez, 41.5 Piovani, gli ha rimangiato gli 8 decimi, aveva sbagliato prima. Sicuramente, a vedere i tempi del cronologico ha sbagliato, ha fatto un errore al giro precedente. E allora può essere che ci sia sfida per la quarta posizione, perché anche Manna, Nico, sta girando in 43, 44, 47, martellino anche lui, però non ne ha per andare a impensierire maggio, anche perché ha uno stacco abbastanza importante da maggio che ha acquisito in precedenza, non ne ha per andare a prendere Bossotto, che evidentemente non riesce a essere preso da maggio, e si mette là in terza posizione e aspetta. Esatto, e poi vedo del cronologico che è un buon passo, è molto costante. È performante? Ma sicuramente, poi riesce a mantenere un buon tempo, continuo per tutta la gara, e questo lo può sicuramente aiutare a mantenere sereno eventualmente per l'attacco finale di qualcuno. Senti, dai, sbilanciamoci un po', qual è la pista che a te... Noi abbiamo commentato, ecco, intanto quando guardiamo qualche slow motion io di solito mi trovo a fare un po' di commenti. Qual è, tolta davvero questa pista che per te evoca qualcosa di non bello, però ti dico, Cremona, Cervesina, Varano, qual è quella a cui sei più affezionato? Ma in verità Cremona è molto... Lo sapevo io che mi avresti risposto, che questo è il paradosso dei paradossi. Perché è una pista sempre, che è, tra virgolette, piccolina rispetto a un Mugello o una Monza. Ma qua impari a mettere in pratica la guida. È quella più vicina a un professionismo, vero? Esatto. Cioè Cervesina e Varano si distaccano, sono molto meno professionistiche rispetto a questo circuito. Hai molte curve che vanno raccordate, devi riuscire a guidare bene a Cremona per poter ottenere un ottimo tempo sul giro. Cioè, per poter fare una prestazione devi saper guidare, questo mi stai dicendo. Devi saper guidare, esatto. Mentre nelle altre piste sì, devi sempre saper guidare, ma la differenza... La può fare anche il motore. La può fare anche il motore, ed è ridotta rispetto a quella che magari vedi qua a Cremona. È proprio una via di mezzo, tra l'altro, Cremona, tipo tra Varano e Cervesina, anche a livello tempistico dei tempi. Cioè a Cervesina tante volte ti trovi dei tempi da 2 minuti, a Varano ti trovi tempi da 1 minuto e 10, qua invece 1 minuto e 40. È proprio una via di mezzo totale rispetto alle altre due piste. Esatto, sicuramente anche più lunga. Assolutamente. Come pista. Però diciamo, Nico, che a te, a conti fatti, quella che tu vedi più vicina a una sorta di professionismo è questa, ed è quella che malediresti però anche più di tutte.
Vabbè, ma sono quisquiglie, sono quisquiglie, insomma. Quando si trova una buona fidanzata non è che non litighi mai. Ce l'hai la buona fidanzata? No, no. E allora no, tranquillo, che altro, puoi andare alla ricerca ancora. Però, anzi, esatto, sono aperti i casting. cerca anche tu una ragazza per Nicolò Rosso. Ma ragazzo, c'è una casa pazzesca, ve lo posso garantire. Quindi voglio dire, fatevi avanti. No, vabbè, abbiamo fatto un momento. Solo appassionate di moto, eh. Questo è importante, esatto, vero? Perché sennò è un problema. Sennò è un problema. Quando ti metti a guardare la moto è un problema. Non possiamo guardare il CRV. E non potete commentare il CRV, cari miei! Quando stiamo vedendo una fraccata di slow motion, caro mio Nicolò Rosso, abbiamo parlato. Abbiamo anche fatto un approfondimento che è abbastanza interessante, a parte gli scherzi, oggettivo anche sulle varie piste. Abbiamo parlato anche un po' della passione che deve spingere questi ragazzi, che deve spingere anche chi poi è al comando, Alessandro Di Gregorio. Io ho visto molto spesso in fasi concitate anche nel paddock, è lui un po' la chioccia di tutto del movimento, e chiaramente ci deve essere quella componente Nicco, perché sennò non si va molto avanti, soprattutto in questa fase che è un po' più amatoriale. Ora non è una cosa brutta quella che sto dicendo. No, assolutamente, è amatoriale, però ti dà la possibilità di crescere tanto. Sì, assolutamente. Per il mondo delle corse, ad esempio Bossotto è stato molto bravo a riuscire a mantenere la concentrazione e a prendere anche un po' di distacco. Guardalo lì, infatti, a proposito, passa di nuovo, tra un po' inizia il settimo giro, Bossotto alla sesta tornata fa 39.4 il suo miglior giro, sì. Cioè, Nico, paradossalmente questo pilota qua, al posto che peggiorare, adesso magari appena capisce che il distacco è tanto tira un po' il freno a mano, però fa 39.4, fa 39.4 maggio, la sesta tornata è un regalo che ci viene fatto. 40.3 intanto Quattrini su Romeo lo passa, Gabriele Romeo ha avuto una grande fase iniziale. Questa pista proprio la maldigerisce. Guarda, Nico, ho visto delle cose di alcuni piloti su tutte le competizioni che questa pista la maldigeriscono proprio. Alcuni vanno alla grandissima, altri proprio, cioè dei picchi clamorosi. Come ti dicevo, Gomez ha preso Piovani totalmente, esatto, Nico. Esatto, l'ha recuperato. Anzi, tra poco è capace che lo scavalca pure. E dobbiamo stare attenti a questa lotta, perché forse è uno di quei posti che è veramente intrufolato, intriso di interessanti cose. 41.2, 41.7 Piovani. E eccolo lì, Gomez ha passato Piovani. Settima tornata, curva stretta da parte di Gomez che tiene la posizione. Se ne va Alejandro Gomez e mette il turbo, e forse ne aveva più di Piovani. Guarda, Nico, quanto gli sta dando. Ha già preso un po' di margine. Un po' tanto, Nico. Oh, sono crollate le gomme a Piovani? No, chiaramente noi da qua non abbiamo. Non possiamo guardare il graining, come si dice. Dovremmo chiederglielo. Vabbè, io lo chiederemo magari per l'anno prossimo, vorrei dire. Esatto. Però mi sembra che abbia preso un bel... Oh, gli stava facendo da tappo Piovani. Gomez lo ha ripreso in un giro e mezzo e adesso prova ad andarsene. Ma sicuramente Gomez poteva girare più forte. Mi sembra anche a me di sì. Poteva girare più forte, l'ha dimostrato facendo... Vediamo se... No, non c'è, non c'è neanche quello spazio per poter andare a riprendere manna. Bruno! Largo su Quattrini, vediamo se rientra. Non ci aiutano le immagini, ma Piovani ha ribassato Gomez. Bravo. Nico, clamoroso. Gomez ripassa e allora qua c'è sfida, altro che se ne vanno. Questi due se ne danno di santa ragione fino alla fine, eh? È quello che ci auguravamo dall'inizio. Bravi ragazzi, complimenti. Non vi fate male, che quello, esatto, è la cosa più importante. Però bene bene, bella bella sfida. Gomez Piovani, vediamo come arrivano, perché adesso siamo al penultimo giro, Nico, appena iniziato. Dobbiamo capire con i tempi qual è la situazione. La classifica dice Bossotto, Maggio Manna, Gomez, Piovani, Grotti, Trucco, Rolando Caldari, Pocobello, Girardi, Bossoni, Quattrini, Bruno. Una pecca, non tantissimi partecipanti, ma era l'ultimo appuntamento, quindi qualcuno si è permesso il lusso magari di dire giustamente non... Sì, magari il campionato era già quasi organizzato a livello di punti. Era già apparecchiato. Sì, esatto, può essere. Però la gara sta dando adesso delle belle scarenate. Maggio non lo vede mai più Bossotto. Tra l'altro in questa tornata Bossotto ha fatto 39.7, Nicco 40.0 Maggio. Non ne ha proprio più Maggio. No, poi si prende la seconda piazza. E Bossotto ha fatto una serie di giri. Ha fatto una serie di 39.4, 39.5 in media, che è spaventoso. Quindi ha preso ancora un po' di margine. Se qualora ne avesse bisogno, si è preso ancora del margine, mentre Manna non sembra avere le stimate per poter tornare. Chi pensavamo che potesse scappare era Gomez, che effettivamente a livello di tempi
ci aveva dato quella percezione visiva, ma poi nel tratto misto è stato ripreso, quindi occhio anche qui perché potrebbe esserci gara. Esatto. Ai, chi è che si è fermato? Fermato totalmente. Adesso cerchiamo di andare ad indugiare a capire chi è, non ci hanno aiutato le immagini. Poco bello si è totalmente fermato. Vediamo in questo caso il passaggio da parte di tutti i vari piloti. Gomez, ma sai che Piovani è totalmente scomparso. Non è che anche Piovani ha avuto qualche problema. Vediamo i tempi quando siamo all'ultimo giro. 41,9 Piovani, 39,4 Gomez. Differenza. Una, 2,5 secondi. E allora poi a questo punto ti faccio la domanda. Ma Gomez non deve avere qualche rimpianto? Cioè spara un 39,4 al penultimo giro? Probabilmente all'inizio gara si vede che ha avuto qualche problema di guida e non è riuscito a farlo precedentemente. Pazzesco! Che aveva fatto anche un... Aveva fatto un errore all'interno della gara che non gli ha permesso di prendere Piovani, e a quel punto quegli errori lì li paghi perché non riesci ad andare a prendere Manna, che magari non prendevi, ma che magari prendevi poi. A vedere dai tempi che ha fatto poteva prenderlo, però quel 39,4 è un miraggio, perché comunque a livello di tempi Gomez non è che abbia fatto chissà che cosa. 41, 42 nell'errore, 47, 41,2, 41 e poi stampa un 39,4 come un raggio di sole, caro il mio Niccolò. Esatto, Niccolò si vede Rosso. Che è riuscito a concentrarsi molto bene in quel giro, magari non aveva avversari da sorpassare. Era con questa tutina rossa, sembra la tutina dell'Adidas. Scusami se faccio una pubblicità, ma mi sembrava la tutina quella con cui vai a correre. Lui tranquillo se ne sta andando per farsi vedere meglio. Bravo Aleandro, che tra l'altro ha una moto anche poco fosforescente, che quindi noi riusciamo a riconoscere benissimo. Luca Maggio affronta le ultime curve, mentre tra poco vedremo il finire che c'è già stato a bandiera scacchi. Vice Omar Bossotto secondo, arriva Luca Maggio impennando anche lui, contento, contentissimo della sua seconda piazza. Terzo, un buonissimo Marco Manna con una grande cadenza. E quarto, Gomez, che mi sa che si aggiudica la classifica di competizione. Quinto, Piovani. Sesto, Grotti. Come sempre, gran bella gara. Ha vinto Bossotto in maniera meritatissima. E se l'è meritata, l'hai anticipato. Ha avuto un ruolino di marcia sul 39,5 veramente devastante. Non ce n'era per nessuno. È stato bravo anche a mantenere la concentrazione. Bravo anche Maggio, secondo. Esatto. E un buon terzo di Manna. Bella la sfida Gomez-Piovani che abbiamo avuto modo di commentare. Esatto, molto bella e... anche tenace, perché bravo, perché Gomez a un certo punto sembrava non averne, poi è rientrato, lo ha preso, lo ha scavalcato, ma Piovani ha provato, poi a un certo punto c'è stato quel giro, quel settimo giro, quell'ottavo giro lì che ha creato quella discrepanza e non lo ha più preso. Forse qualche rimpianto per Gomez per prendere la terza piazza, ma va bene così. Nico, è stato un piacere. Piacere mio. Io che ti dico, speriamo di poterci vedere l'anno prossimo per commentare queste gare della CRV che ci ha tanto tanto appassionato. E speriamo di avere tanti ragazzi che corrono. Assolutamente. Quest'anno. Grazie a Nicola Rosso. Grazie a voi. Grazie a tutta la CRV, a chi l'ha sostenuta. All'anno prossimo. Ciao ragazzo. Pochi secondi con Alessandro Piovani al parco chiuso. Sì. Quick start, problemi. Sono stati, però alla fine abbiamo fatto quarto, secondo di campionato. Ci mettiamo su una pezza, dai. È andata abbastanza bene, la moto non la sento bene, però la mettiamo a posto, dai. Sono più competitivi. Tanta roba, grazie Alessandro. Grazie, ciao ragazzi, ciao, bocca al lupo, ciao. 2 secondi proprio veloci con Romeo Gabriele, com'è andata Romeo? Non bene, problemi alla moto, problemi alla ciclistica, abbiamo fatto quello che abbiamo potuto. Problemi alla logistica, tante altre cose. Un problema unico questo weekend. È andato come è andata, dai. Vabbè, grazie lo stesso, ciao. Figurati, ciao a tutti. Con Michele Grotti al parco chiuso, per chiedergli prima di tutto come è andata. È andata molto bene, sono riuscito a partire molto bene confronto alle altre volte, sono rimasto sempre lì sesto, alla fine penso di aver vinto la gara di categoria e io sono già contento così perché la moto finalmente andava bene, non aveva più problemi al cambio come ieri in qualifica e sono contento perché devono finire così le gare, no? Nel senso, con il primo posto chiudiamo una stagione bellissima, no? Ci sono stati comunque dei problemi, ci sembra di aver capito. Sì, secondo me c'è stato un mal posizionamento di un pilota sulla griglia di partenza, allora abbiamo avuto un po' di ritardo. Però non penso che non sia successo altro, ecco. È andata comunque, dai. Sì, sì. Grande Michele, grazie. Sì, è andato, ciao ragazzi, iscrivetevi al canale YouTube. Michele Grotti. Yes!